Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siamo oggi con una bellissima Pandora Box presa su Amazon. Allora, per prima cosa vi faccio vedere il menu impostazioni, dal quale si accede in un pulsantino fisico che è posto davanti alla Pandora. Dopo, a fine video, vi farò vedere come è fatta la Pandora fisicamente e ve lo farò vedere. Adesso lo premo. Fisicamente, ripeto, e accederemo al menu settaggi. L'ho premuto, ecco qua. Vedete? Potete impostare varie cose, tra cui soprattutto la lingua italiana. Potete cancellare i giochi recenti, la musica di sottofondo, cambiare lo sfondo. Importante qui, vedete, potete a seconda del vostro televisore o monitor, fare i settaggi a voi più congeniali. Io direi di uscire e vedete, senza premere nessun pulsante, siamo tornati al menu principale. Menu principale dove vedete ci sono i giochi 3D con tanto di anteprima video. Vedete, abbiamo Tekken 6, quindi sicuramente l'hardware all'interno di questa Pandora Box è al top, altrimenti Tekken 6 non funzionerebbe. Vi faccio vedere velocemente altri titoli 3D. Questo qua è, anzi, questo qua è uno dei miei titoli preferiti. Direi di farci una partitina così vi faccio vedere. Come sapete, Street Fighter è uno di quei titoli in cui è quasi fondamentale avere un joystick fisico tipo sala giochi, perché molte mosse con il gamepad non riescono bene. Quindi adesso andiamo a fare una partitina e vedere se funzionano le mosse principali, a testare questo gioco 3D. Vedrete che andrà fluido, senza nessun impuntamento. Ripeto, uno dei miei giochi preferiti e un gioco abbastanza pesantuccio. Vediamo. Chiaramente farò una partitina veloce, però a molti di voi farà piacere vedere. Vedete, è partito subito. Vedete? È possibile fare questa mossa tranquillamente, che molte volte con un joystick di non buona qualità non funziona. Va bene, usciamo. Per andare qui nel menu di uscita vi dovete fare pause e start insieme. Andiamo su esci e torniamo al menu principale. Adesso andrei ai giochi 2D, che sono questi. Allora, i 3D sono 165, vedete. I 2D invece sono 7850, quindi un'infinità. Hanno tutti l'anteprima video. Vedete? Allora, io non sono riuscito a mettere i giochi, a fare una lista preferiti. Allora, o non sono capace io o non è possibile. Però con questo si può abbastanza ovviare. Uno, perché vedete, troverete i giochi a cui giocate più spesso tra quelli recenti. Quindi questo è un primo aiuto. E poi perché vedete c'è un menu cerca, quindi quando vi trovate in mezzo a 7000 giochi, senza un menu cerca diventate pazzi. Il mio gioco preferito di calcio, che sono un boomer, è Mexico 86. Vedete, l'abbiamo trovato subito e ci andiamo a giocare. Quindi vedete, non è stato difficile trovarlo, l'ho fatto davanti a voi. Quindi abbiamo provato un gioco 3D, adesso proviamo un gioco 2D e poi direi che andiamo alle conclusioni e a vedere fisicamente come è fatta questa Pandora Box. Torniamo
al menu principale. Vedete, adesso Messico 86 lo troveremo anche su recenti. Quindi diciamo che la lista preferiti non c'è, ma si può ovviare con recenti e con la ricerca. Vedete, si va giù molto velocemente, è tutto molto fluido e c'è l'anteprima video, vi ripeto, molto importante. Attenti che certe Pandora Box più economiche non hanno l'anteprima video, ma hanno solo la copertina. Invece qui abbiamo l'anteprima video. Come vedete, le funzioni non sono molte, ma questo è anche un bene, perché la Pandora Box ha proprio questa caratteristica. È come sedersi al cabinato della sala giochi, inserire i soldi e giocare. Non vanno fatti settaggi, non vanno fatte nessun impazzimento. Molti di voi che adorano come me i Mame sicuramente hanno posseduto un Raspberry, dove sapete che attraverso il sistema RetroPie o altri è possibile giocare con i Mame. Però comunque va trovata una ISO giusta, vanno fatti vari settaggi, molte volte i joypad non vanno, ogni gioco va fatto un settaggio. Quindi sicuramente il Raspberry è una soluzione per più smanettoni. Chi non ha tempo da perdere, chi non ha competenze, compra questa Pandora Box su Amazon, l'accende, la collega al cavo HDMI e gioca, punto e basta, senza dover fare nessun impazzimento particolare, senza cercare il ROM dei giochi. Vero è che se il vostro gioco preferito non è tra questi 7850, non ci potete giocare con la Pandora, non c'è modo di inserire ulteriori giochi. Su Amazon è presente un QR code che, inquadrandolo, vi porta alla lista completa dei giochi. Quindi se vi volete leggere tutti i 7800 più 165 giochi, potete farlo sul link Amazon che vi metterò in descrizione. È presente la lista dei giochi. Questa Pandora costa sui 150 euro. Sono tanti, sono pochi, questo decidetelo voi. Si trova qualche Pandora a prezzi inferiori, magari su AliExpress o eBay, però per esempio non hanno la garanzia di 2 anni, e non è poco. E poi questa qui, con i giochi 3D, sicuramente dimostra capacità hardware notevoli, perché le Pandore più economiche, state attenti che questi giochi 3D molte volte non ce l'hanno, perché non hanno un hardware adeguato. Quindi far funzionare un Mame a 2D è facile, ma far funzionare questi giochi qua in 3D non è per niente scontato. Si può giocare in due. Adesso io ve la stopperò qui un attimo il video, ve la farò vedere fisicamente come è fatta. Vi saluto, e se avete delle domande potete farle tranquillamente nel box dei commenti. Attenti che questo venditore di questa Pandora Box non ha solo questa, ma ha anche altre Pandora, tra cui una che io possiedo che costa 200 euro, che in più ha il menu preferiti e la possibilità di scaricare ulteriori giochi tramite wifi. Però non sono anche lì giochi infiniti, sono abbastanza ristretta la lista. Comunque, ecco, valutate voi se spendere 150, vi va bene questa, o qualcosa in più per avere quella col wifi e i preferiti. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qui. Vedete, abbiamo un case in metallo, il tasto power, l'alimentazione, il cavo HDMI, la porta VGA per chi ne ha bisogno, la schedina dove sono presenti i giochi, il volume, ma non della televisione, perché lei ha una piccola cassa integrata che fa un suono che potete o meno disattivare, il tasto per andare ai menu,
Se quindi lo premete, entrate nel menu, lo premete, uscite dal menu. La porta USB per aggiungere un terzo giocatore che giocherà tramite un qualsiasi joypad, o per collegarla al PC. Come vedete, la postazione si è, quando è buio si illumina. Vedete, avete 6 tasti, come nel cabinato della sala giochi avete Start. È solido il comando, questo è il secondo giocatore, e qui non c'è altro. Come vedete è molto bella e anche molto solida.